Consideriamo il ciclo lunare. Naturalmente i gruppi sostituenti possono essere diversi. Noi abbiamo visto il 11H3, mettiamoci il gruppo etilico. Vale sempre l'ordine alfabetico. Questo l'etile viene prima, quindi comincio a contare da qua 1 e 2. E quindi lo chiamo un etile, due metil, ciclo butano. Scriviamo. Un etil, due metil, ciclo butano. Fino adesso noi abbiamo considerato soltanto gruppi alchilici derivanti sempre dagli alcani. Possiamo trovare anche cloro o anche un altro gruppo come tocciferolo, sono logico. Allora, anche qui sono sempre dei gruppi sostituenti, considera sempre l'ordine alfabetico. Quindi l'altro sono tutti e quattro i carboni impegnati. Quindi ordine alfabetico, prima il cloro, 1, poi qui il metile, qui c'è un cloro, quindi la di qua, c'è la C, 2, 3 e 4. Quindi come lo chiamo questo? 1, bromo, 2, cloro, 3 viene in ordine perché sempre un alfabetico. Se questo fosse qua era 4 etil, qui si trova giusto in ordine numerico, 3 etil, 4 metil, lo scrivo sotto qua, ciclo butano. Ci siamo. Consideriamo il ciclo pentano. Qui mettiamo cloro. Qui mettiamo un CH2, CH2, CH3, un gruppo propile. Qui mettiamo C, H, CH3, CH3, CH3. Che gruppo è questo? Il carbone che ha perso l'idrogeno, a quanti atomi di carbone è legato? A 1, a 2, e a 3. Quindi un gruppo terzo-butile. Mettiamo un altro qua. Ecco, facciamo quest'altro gruppo, che è un gruppo propile questo, però questo atomo di carbonio è secondario, perché è legato a due atomi di carbonio. Cioè il carbone che ha perso l'idrogeno è legato ad un atomo di carbonio e quindi è un se propile. Andiamo a numerare. Da dove partiamo? Qui abbiamo un gruppo terzo butil, quindi si considera il butil, quindi di questo 1. Poi 2 qua perché è quello più vicino, questo si trova in posizione 3, quindi andiamo 2, 3, 4 e 5. Allora, andiamo a scrivere. 1, terzo, butile. Poi ordine alfabetico, cosa abbiamo?
tropir è un sec tropir. Allora, andiamo a questo più semplice. Scriviamo 2 propil. E poi 4 sec propil. Ciclo pentano.